Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Prima di cominciare con l'episodio vi invito caldamente ad iscrivervi al canale. Per voi è un piccolo gesto, ma per me significa davvero tanto, perché è una dimostrazione di affetto nei miei confronti e una dimostrazione anche del fatto che credete nel mio progetto di divulgazione marziale sul web. Quindi dai che stiamo fra l'altro per arrivare a 6.000, quindi grazie veramente di cuore, siete veramente una community fantastica. Bene ragazzi, oggi vediamo come ottimizzare quello che noi già sappiamo fare per implementare la nostra capacità di tirare dei calci alti. Che cosa significa questo? Che lo stretching non è importante? No, è importantissimo, perché lo stretching va ad incrementare la nostra elasticità e di conseguenza tireremo calci più alti. Però senza stretching si può comunque lavorare cercando di dare valore alle cose che noi già abbiamo. Ma andando nel pratico, una prima cosa che io noto quando una persona, un atleta non riesce a tirare alto, sono le contrazioni esasperate. Quindi evitiamo in ogni modo di stare troppo contratti con ogni parte del corpo che non serve. Quindi cerchiamo di avere una mentalità rilassata, perché avere una mente rilassata si ripercuote anche sul fisico. Ok? Quindi se il muscolo è contratto, naturalmente non riesce a essere elastico, proprio perché è contratto. Quindi dobbiamo cercare di rilassare la mente e semplicemente scagliare i nostri calci. Ok? Io adesso sono a freddo, totalmente a freddo, eppure qui rilassando il muscolo si allunga e riusciamo a colpire alto. Ok? Quindi un esercizio che potete fare è quello di rilassare, sciogliervi e slanciare la vostra gamba, ok? In modo molto rilassato, poi magari fate riscaldamento prima, però cercate di placare la vostra mente, evitate contrazioni, evitate di stare cattivi in guardia. È un esercizio che vi serve per familiarizzare meglio col concetto di contrazione e rilassamento del vostro corpo. Quindi vi rilassate, e uno, ok? Ci rilassiamo, e due, ok? Questo è un esercizio. Un altro esercizio è quello appunto di ottimizzare le contrazioni. È normale che quando si utilizza il corpo in qualsiasi modo, alcuni muscoli si contraggono, altri si distendono. E una cosa che viene trascurata di solito quando si tira i calci sono i muscoli addominali, quindi si sta con l'addome rilassato, non abbiamo sostegno e poi accadono queste cose in cui ci incliniamo per poter alzare la gamba, e invece cerchiamo di tenere l'addome contratto in modo tale da avere un supporto del nostro corpo alla nostra gamba. Un altro muscolo molto importante naturalmente è quello della gamba, specie sulla parte laterale, quindi è chiaro che potenziando i muscoli interessati avremo anche la capacità di colpire più in alto, perché è anche muscolare, ok? Il mantenere la gamba, l'alzare la gamba fin lì, è anche una questione muscolare, ok? Noi andiamo a lavorare contro la gravità, quindi potenziando i muscoli, senza stretching appunto, riusciamo a spingere la gamba più in alto, ok? A livello proprio muscolare di spinta, ok? Quindi è bene andare a potenziare l'addome e le gambe, soprattutto la parte laterale, con questi esercizi anche a terra. Un altro consiglio è quello di guardare in alto. Questo chiaramente non si può fare in fase di combattimento, no? Sono esercizi appunto che servono per allenarsi quando siamo da soli. Quindi io non guardo di fronte a me, perché a livello inconscio vado a colpire più o meno all'altezza dei miei occhi, ok? Ma io vado a guardare in alto, quindi guardo in alto e cerco di colpire in alto. Di conseguenza la mia gamba lavorerà in armonia col mio sguardo. Dove va il mio sguardo? Lì va la mia gamba. Cerco di alzare, anche se non ci arrivo, guardo un punto parecchio in alto, cerco di arrivare con la gamba, ma anche se non ci arrivo, arriverò comunque più in alto rispetto al guardare in avanti.
Quindi, fratelli marziali, questo era tutto. Fatemi sapere fra i commenti se questi consigli vi sono tornati utili. Mi raccomando ancora di iscrivervi, lasciare un mi piace. In descrizione trovate un sacco di cose interessanti. Mi raccomando, date un'occhiata al link in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!